Buongiorno a tutti e benvenuti, siamo qui a Varano, Raffaele Lanza e Francesco Greco, 24-25 aprile, prima tappa dell'anno, Francesco, per quanto riguarda il trofeo BDB. Qui Ci siamo, dai. stiamo per partire con la BDB, la leggera griglia con i Supermono quest'oggi qui a Varano, tanti numeri perché appunto abbiamo una griglia solo di leggere e Supermono, quindi un bel risultato. Evidentemente mano a mano vanno crescendo i numeri e soprattutto va crescendo la qualità, perché quest'oggi abbiamo belle marche qui presenti. Cioè, sono un sacco di tipologie di moto. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, vabbè. E siamo molto contenti di questo. Sono tornate moto che si erano affacciate, altre nuove. Ringraziamo sempre Filippo Del Monte col Motoclub Ducale per l'ospitalità, nei suoi fantastici trofei d'estate. E quindi speriamo che siano delle belle gare. Assolutamente sì, le premesse ci sono tutte. Tra l'altro, in occasione proprio di questa tappa, abbiamo proceduto alle premiazioni della stagione 2020. Purtroppo, per tanti motivi, sono state rimandate più volte. Queste benedette zone rosse ci hanno penalizzato moltissimo. Finalmente, sabato sera, occasione ottima con tanto di aperitivo rinforzato, no? Così come nella tradizione, in collaborazione con Massimo Po, Massimiliano Porta, il sardo, il pilota sardo. Ci ha dato un bel contributo e quindi ci siamo. Stiamo dopo i festeggiamenti appunto della premiazione 2020. È il momento ora della prima gara qui a Varano, prima gara 2021, BDB Leggeri e Supermono. Gas! Franco Martini, Aspetta, new entry. aspetta, pronto? Sta con la mascherina o no? No, stai così. Boh. Quando vuoi. Franco Martini, new entry da Belluno, con furore, col suo Panta 500, bellissimo. Credo lo vedrete nelle immagini a breve. Ecco qua con noi per la prima volta nella battaglia dei bicilindrici. Adesso ci racconterà le sue impressioni, che cosa ne pensa di questo trofeo, avendo sempre fatto epoca, no? Mi dicevi Sì, prima. sempre fatto epoca, e quindi è la prima volta. Bene. Sono contento, sì, un Ti bel stai gruppo. divertendo? Ti stai divertendo? Vanno fuori il gas, glielo danno gli altri. Gli altri vanno più forte, sicuramente. Vabbè, però tu No, c'hai sì. pure, scusami, c'hai pure un Panta 500, quindi insomma ci vuole anche, devi fare degli steppini prima di andare, no? In un certo modo. Certo. Sì, ho una cilindrata più piccola, logicamente, però è uno stimolo in più per cercare di andare più veloci. Vogliamo ricordare che lui è iscritto in una sottocategoria speciale che si chiama Bottis Back, riservata a una determinata tipologia di mezzi, che sono quelli a carburatori, riservata fino a 1000 di cilindrata. E quindi sicuramente sarà un in crescendo, perché noi vogliamo prendere tutti i bicilindrici possibili. Ok, abbiamo il suddivisione delle due griglie, quindi speriamo che ti diverti, che riesci a trovare qualcuno magari col tuo passo, anche se vanno veramente forti con queste leggere, con le SV. Poi giù le Patton, insomma, che hai Quelli sono visto bei missili. sì, quelli sono inavvicinabili, le Patton, però altri ho visto gli SV, sono, C'è alcuni qualcuno sono a che riesci? portata. Benissimo. Sì. E allora noi ci auguriamo che domani potrai dare il gas come ti piace a te, che ti diverti e che tornerai anche con noi. Speriamo, grazie a voi. Allora, eccoci qua con Vittorio Salerio, finalmente venuto. Iscritto a tutto il campionato con i suoi due piloti, Andrea Maiola e Pierre Bian. Esatto. E qua vogliamo fare due domandine a lui. Allora, tu hai queste due splendide Patton che vanno come se non ci fosse un domani. Ci vuoi raccontare qualche cosa in particolare e comunque, diciamo, abbastanza velocemente dirci la base, che ovviamente sappiamo che è un Kawasaki R6N. Dici che modifiche sostanziali sono state fatte. Dunque, Vai pure, vai. le modifiche sostanziali, questa è una moto che è nata per le road race. Spesso capita, che i telai che vanno tanto bene nelle piste non si comportino alla stessa maniera sulle road race per via delle oscillazioni, dei salti, delle sconnessioni. E quindi questa è una moto nata apposta per le road race. Difatti è da 4 anni la regina indiscussa del TT. Con la categoria Lightweight. Esatto, abbiamo vinto con Bonetti nel 2019 la Northwest, è stata la prima volta per un italiano su una gara internazionale così importante.
noi abbiamo fatto qualche tappa del IRRC e anche lì ci siamo comportati molto bene, perché appunto è un progetto pensato, nato e sviluppato apposta per quello. Questa è la loro prima volta in pista, abbiamo visto che comunque si comportano bene, anche se ha una ciclistica particolare, nel senso che ancora il doppio mono dietro per ricordare la vecchia 500 bicilindrica, è un po' diversa, certo. Però siamo riusciti ad adattarla bene e difatti oggi i tempi ci hanno dato ragione, ci hanno premiato, considerato che noi abbiamo fatto quel tempo tra l'altro girando con gomme omologate stradali, non slick, okay. Quindi certo, che è la gomma che ci obbligano a usare sulle road race, e quindi per non stravolgere completamente, non partire proprio nel buio più totale, abbiamo ancora usato quella. Il telaio è fatto a mano in maniera totalmente artigianale, col seghetto e la lima, da un signore che tra l'altro volevo ricordare perché è scomparso un paio di anni fa, ci ha lasciato un po' di stucco perché è stata una malattia rapida, veloce, però ci ha lasciato anche un bel ricordo che sono i suoi telai. Il motore di base parte da un Kawasaki, è stato rivisto completamente dai tecnici Patton, è stato sviluppato, essendo Patton un marchio di proprietà dell'Advance Group che è proprietario anche di SC Project, è stato sviluppato bene da loro, uno scarico fantastico, ha un sound difficilmente irriconoscibile, certo, suo. Ed è una moto insomma che ci dà tante belle soddisfazioni. Bene. Ovunque la portiamo. Yes, the practice are good. I'm happy to be back on the racing bike. I had not arrived in 2020, and it's my first time on this track, and it's funny track, and this championship is good. It's good to prepare the next year on the TT Big Road Race Northwest 200. And part of the championship with Vito, it's good goal. I'm happy to ride. Thank you, enjoy. Thanks. Ma allora, no, ammetto che la pista non è il mio terreno. Sto facendo un po' fatica, però la moto regala grandi soddisfazioni. Abbiamo fatto un buon inizio con delle piccole pecche che abbiamo rimediato. Abbiamo lavorato in una certa direzione, abbiamo fatto dei buonissimi step, perché il tempo abbiamo abbassato in maniera concreta, insomma, solo che adesso ci manca ancora quel pelettino per riuscire ad avvicinarci, diciamo, un po' di più a meno a Pierre, anche se lui va veramente veramente tanto forte, però in linea generale ci siamo. Ovviamente è un mondo tutto completamente diverso, la pista, l'ambiente è stupendo, però io ho alcune difficoltà in più, diciamo, ad adattarmi, ecco, diciamo che sulle road race non è... penso sia più nata per le road race questa moto, lo ammetto, lo diceva prima Vittorio, ecco. E quindi, però in linea generale è fantastico, bellissimo weekend. Bene. Stiamo migliorando tanto, domani sicuramente faremo ancora un piccolo step. Bene. Dopo alcune modifiche che il mitico Vittorio vi ha fatto, e facciamo domani. Le dita e vediamo domani, dai. Grazie. Di niente, grazie a voi. Grazie Vittorio, grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi e a domani e dategli il gas. A domani diamogli il gas. Ciao. Cercheremo grazie. Di farvici onore. Grazie, ciao. Ciao. E ci siamo piloti schierati per quanto riguarda la griglia di partenza della Supermoto BDB Leggera qui a Varano. Domenica 25 aprile in pole position una Patton, bella sorpresa Francesco Greco. Molto bella, sì. Numero 199, protagonista del Tourist Trophy, Pierre-Yves Bian, 1.11.919. In prima fila con lui due supermono, Scagnetti e Morri, numero 35 e numero 14. Seconda fila ancora un supermono, il 78 di Andrea Raimondi, quindi Manuel Margarito, numero 123. Chiude la seconda fila la sottopeso, la numero 44 di Williams Venezia, 1.12.970. Quindi in terza fila apre ancora una Patton, Andrea Maiola, numero 769, 1.13.056 per lo Spezzino. Prove di qualifica comunque che hanno dimostrato, no Francesco, che sia Pierre che Maiola c'hanno un bel passo. Pierre c'ha un bel passo, ma anche Andrea non scherza. E sicuramente sapranno farci divertire in questa prima prova del 2021. Ancora per noi in terza fila Alessio Mattei, numero 13, Supermono. Vittorio Meli, numero 24, a chiudere la terza fila. In quarta apre Alessio Guarnieri, numero 73. Quindi Giuseppe Castelvetere, Ross Moto Racing Team, numero 28 per lui. Daniele Bianchi, altra Supermono, chiude la quarta fila, il numero 25 per lui. Un crono di 1.15.812. Quindi direi che è proprio...
stretto stretto con Castelvetere, quindi anche per Vediamo lui cosa faranno i supermoto duello in insieme alle vista. leggere, appunto. Sarà assolutamente interessante. E qui abbiamo un altro bel pezzo che è quello di Rossano Gualandi, numero 8, 116.099 per il bolognese, una Piero Bon F042. Quindi con la Moretti 803 Massimo Barillati ancora in quinta fila, Francesco Pernoni ancora un supermono. La sesta la apre Emiliano Lazzarini, il 34, un supermono per lui, quindi ancora supermono 88 Frey, Lucas Frey. E con la V-Roc 1, ancora un motore Kawasaki per il numero 85, Enrico Rocchi, settima fila, l'avvocato volante, il numero 9, Gian Giorgio Plenario, BRT per lui, quindi Dario Rossi, ancora un Ross Moto, il numero 67, chiude, e questo è un bel pezzo, perché veramente col numero 558 apre la stagione per la BOT is back, questo tributo Sì. veramente alla Al leggenda ritorno delle moto di un certo tipo. a carburatori, Sì. ad aria. E qui Franco Martini, Ducati Panta per lui, e il numero 558. E quindi ci siamo, vanno riprendendo posizione in griglia di partenza dopo il giro del warm up. Francesco, ci aspettiamo veramente 10 giri tiratissimi qui a Varano Sì, e assolutamente. chissà Bella come. emozione come sempre stare qui ogni anno a Varano, che è quasi come se ci fosse casa, no? Quasi una seconda casa, è diventata ormai Varano Ormai sì, per ormai sì, anche in virtù del rapporto, qui citavi poc'anzi noi. Sì. appunto di grande collaborazione con il Motocar Ducale, con Filippo Del Monte. E Ecco quindi che si allineano tutti quanti ci siamo, da dopo eh? il giro di ricognizione, quindi la partenza è imminente, Raffaele. Ci siamo, bandiera rossa pronta, è arrivata anche la macchina del direttore di gara dietro a controllare che tutto sia a posto. Un ufficiale di percorso vediamo in pista, bandiera verde alle spalle dello schieramento. Ancora un attimo, fa segno l'ufficiale. C'è un allineamento Qualcosina. da terminare dietro. Mi sembra plenario che c'ha un posizionamento. Ok, hanno Perfetto, si fatto. sta pronto l'intervento. Ivan Cervino sembra essere quello che è intervenuto, che sventola in questo Quasi momento, quindi sicuramente lo il factotum salutiamo. di Varano, che salutiamo, grande Ivan. Eccoci. Pronti, pronti col semaforo, partiti! Partiti in questo momento, Bene. grande partenza del 199, ma Le vediamo che Paton pure sono partite anche. bene. Sì. Ecco qua la prima staccata. Che dici, Raffaele? Guarda, guarda Decisamente. Yves Pierre Molto già. molto veloce, eh? Andrea Maiola, numero 769, il compagno di squadra, vediamo che hanno preso con un supermono. Partito bene anche Andrea, ma Yves Assolutamente. un po' di Attenzione, il più, supermono non molla però, sì, eh. Il sì, sì, sì. supermono non Dovrebbe molla. essere Scagnetti appunto in Sì. questo momento alle prese con Quindi Andrea Maiola. Maiola, vediamo qua il primo passaggio alla S. Bella l'ha fatto, bella, eh. Assolutamente, un Gran bellissimo ritorno. mezzo, giustamente parlando col preparatore tecnico, diceva del Kawasaki ci è rimasto ben poco. Beh, Grande il comunque lavoro che è stato un ottimo lavoro, fatto, anzi, bel sì, missile, salutiamo Vittorio Salerio, che è lui che ci ha contattato per fare questa cosa, quest'anno. Attenzione, Andrea Maiola, ho eh. Che è visto una. un onboard, Sì, eh, Andrea. l'onboard, ho visto un raddrizzamento alla X. Vediamo qua il ferro di cavallo, il supermono incollato a Yves. Terza Vediamo, posizione, quindi sentiamo attenzione perché tutti. abbiamo ben due Pato nelle primissime posizioni. Questo per quanto riguarda questa prima partenza, questa prima griglia della BDB, battaglia dei bicilindrici qui a Varano. E Supermono. primo Vediamo passaggio per qua, noi, eh. supermono, Scagnetti sta dando del filo da torcere Sì. a Pierre, in questo momento è passato in testa. Terza piazza per Maiole, ancora supermono con Raimondi. Attenzione però a Venezia, eh. Da sottopeso del Ross Motor Racing Team, bel Si mezzo. guardano, chiaramente la Paton c'ha però il supermono è un osso Chiude, duro, perché chiude Scagnetti, sì, è un osso duro, chiude. poi è anche sicuramente di casa. Scagnetti sa il fatto suo. Varano, cioè, è un circuito che appunto ha dei piloti che, Specialistico, come sì. dire, spesso e volentieri qui ci hanno corso tanto, tanto, tanto. Scagnetti è uno di questi, infatti lo sta dimostrando, velocissimo, grande il suo Ecco, mezzo, immagini grande il pilota. dall'elicottero, oserei dire, no? Abbiamo visto bellissime inquadrature anche dal drone. Eh sì, alla X sempre Yves insegue il supermono, che ha anche un pochettino allungato, sembrerebbe. Ha preso qualche metro prezioso che sicuramente gli permetterà di difendersi al meglio da un Pierre che è, sappiamo, pilota scomodo, no? L'ha dimostrato nel Assolutamente, TT, l'ha anche perché dimostrato è la prima in volta tante che vede occasioni. Varano, quindi insomma sta lì. Ha perso ben 2 secondi, ha limato 2 secondi, pensa un po', dal primo al secondo turno di prova, quindi Dietro Maiola, poi decisamente c'è un altro grande supermono. crescita per E quanto qua mi riguarda. Raimondi, Venezia, Morri stanno sfilando tutti quanti sul rettilineo.
Direi sì, a proposito di passaggi, guardiamo, vediamo se riesce a fare piazza. Bianchi e Barilati, parliamoci un po' arretrato, vediamo un po' cosa combinerà. Rocky, parliamo del V-Rock 1, motore Kawasaki, numero 85. Diceva appunto che il primo ritorno dopo un bel periodo di pausa ci fa piacere, sì, il nuovo acquisto, no? Assolutamente. Esordio per lui, sì, è la, nella BDB. È una wild card, adesso vedremo se ci accompagnerà anche in altre gare. Comunque, insomma, ci fa piacere avere anche altre moto, no? Comunque Scagnetti... Lunga. Sì, Scagnetti è fatto suo proprio, ma l'avevamo già visto anche, sì, anche l'altro anno, e Varano, ripeto, la conosce molto bene, si vede molto, molto sciolto. Bellissime queste inquadrature di tutto il gruppone. Bel treno, eh? Guarda, sì, che bel trenino. Beh, in questo tante momento. Moto, bello. Poi ripeto, Varano è una pista tecnica. Ecco qua, con il Supermono, Daniel Bianchi. Bianchi appunto, tredicesimo in questo momento, è il giro precedente. Era transitato alle spalle di Gualandi, Rossano Gualandi, numero 8, diciamo poc'anzi, da Piero Bone, quindi un altro mezzo che si va ad aggiungere e dà prestigio alla categoria. Intanto bel attacco da parte di Scagnetti, deve essere il giro precedente, sì, nei giro confronti precedente, di sì. Pierre-Yves Bian, numero 199, lo guarda sicuramente, non gliela lasciare passare. Al primo giro, mi pare. Effetto slow anche per quanto riguarda Andrea Maiola, e quindi Andrea Raimondi dietro in quarta posizione. Anche Andrea sta spingendo forte, e anche lui ha limato ben un secondo, quindi eccola sottopeso, sì, del nostro Venezia. Inquadrature in super slow motion, bellissime inquadrature, eccoci qua. Tornati nuovamente, ancora un passaggio per Scagnetti, Daniele Scagnetti a comandare le danze. Siamo ormai verso la prima metà della gara e devo dire che comunque la cavalcata delle Paton è decisamente interessante e bella, eh? Sì, assolutamente da vedere, sono, come dicevamo, bellissime moto e sanno il fatto loro, poi ripeto, sono molto elaborate e affascinanti, comunque hanno questo retrogusto vintage che noi amiamo. Beh, c'è tutta la storia della Paton, c'è tutta la grande tradizione di questa casa che è trasuda passione, tecnologia, grande, sì, competenza, insomma. Sì. Sono molti anni, no, che poi questi telai, no, del costruttore. Sì, perché è stata proprio una delle case artigianali, perché questo così può essere definita, più importanti per quanto riguarda la storia del motociclismo, non solo italiano. Ricordiamo quante volte ha partecipato al mondiale. Intanto Scagnetti continua a comandare. Attenzione, perché Maiola, problema tecnico, visto l'hanno sfidato in parecchi, molto probabilmente. Peccato. Vedo un rallentamento, quindi molto probabilmente sembra che qualche noia tecnica qualche per lui, noia si ha avuto e l'hanno sfilato tutti il gruppetto inseguitore con i Supermono, Venezia Morri, Margarito, esatto. Maiola rientra in box, Maiola, sì, rientra in box, peccato quindi per la Paton, perde la possibilità di andare perché lottava per il podio comunque. Beh, stava lì davanti, sì, indubbiamente. Lo spezzino era più che mai pronto a combattere fino alla fine. Intanto altro passaggio dal drone, bellissimo. Bello, anche questo. Sì, bello, inquadratura sulla... non so benissimo che curva era, la parabolica, quella giù in fondo. Diciamo che la vivi molto da dentro. Sì, ecco Franco Martini. Vedi che dicevamo, bello, gran pezzo. E diciamo appunto del fatto di questa categoria che abbiamo voluto rinnovare ancora una volta per quanto riguarda il regolamento, la BOT's Back, di cui Franco Martini appunto è grande rappresentante in questa prima tappa a Varano. Vuole essere proprio un tributo ai motori due cilindri, due valvole, a carburatori ad aria, quello che è stata un po' la storia della BOT nei primi anni e che quindi vogliamo riportare nuovamente. Ce ne sono tante di moto di questo tipo, molte, e quindi sì, le aspettiamo con grande piacere. Siamo oltre ormai nella seconda metà di gara con Scagnetti e Pierre lì davanti, ancora in quadratura, tutto per il nostro Pierre-Yves Bian, numero 199. È anche affascinante questa moto, Sì, cioè, molto bella, poi è bello, c'ha a pois, la grafica a pois del suo numero col casco abbinato alla tuta, come puoi vedere è molto molto diversa, no? Insolita, diversa, sì, divertente. Ci piace, in effetti, sì, vuole essere appunto un po' dissacrante, ma sicuramente su una moto del genere ci sta tutto. Intanto ancora un passaggio Scagnetti e Pierre alle sue spalle, i Raimondi, Morri e Venezia con Armeni. La stanno rendendo dura, sì, a Venezia gli super bono lì, perché tutti comunque pronti, Raimondi è lui che ho rischiato di tamponare lo scorso anno, per fortuna lo vedo che tutto bene, va bene, tutto a posto, sì, in occasione ricordiamo, no, sì, quando sì, c'è stata la, anno, sì, sì,
una partenza un po' briosa, no, da parte di Francesco. Tutto a posto. Infatti vogliamo ricordare che adesso per il discorso di numeri e di capienze la leggenda non è attualmente, no, in questa gara, la categoria leggenda, ma è spostata, corre nell'altra griglia, esatto, proprio perché appunto i numeri stanno diventando tali da permettere, siamo sempre in grado di fare due griglie, quindi doppia partenza per la BDB, ma Bianchi che è dietro leggenda, appunto spostata dietro Bond di Guandi, con veloce potente, sì, ancora Guandi, bella questa moto anche da dietro, decisamente ha fatto un gran bel lavoro Rossano. Rossano che ho sempre detto, sì, lo scorso anno molto curate, e poi anche lui sta crescendo, diciamo, ogni tanto sì, lancia la zampata, vediamo, in questo momento è all'inseguimento, sta di una serie bene, di mezzi, sta guidando bene, è lì incastrati, qui sono tutti un po' incastrati tra di loro, chiaramente dal punto di vista, diciamo, del gruppetto inseguitore, questo qua rispetto al gruppo di Venezia e degli altri supermono. Attenzione, sorpasso di Guarandi su Castelvedere, perdono, con la Rosmoto, sì. Sì. Castelvedere. Vediamo se riattacca adesso magari qua l'uscita rettilineo. Ah, ha perso qualche metro, non sembra in grado di poter replicare l'attacco del bolognese, quindi l'alfiere della Rosmoto Gentile si deve accontentare di inseguire. Per quanto riguarda Venezia invece, ancora un'ottima quinta posizione, e devo dire che la sottopeso sta dimostrando ancora una volta di essere un gran pezzo, eh? Sì, perché poi diciamo che scherzando, Venezia diceva che lui recuperava suo peso quello della sottopeso che perdeva, no? Però insomma devo dire che il pacchetto si sta dimostrando egregio. Doppiaggi, Francesco, in sì, vista. Una fase di doppiaggio che però si è spostato, direi, leggermente Franco Martini, quindi anche esageratamente, sì, però ci sta, perché quando ti fanno le bandiere blu è così, è importante rispettarle per sicurezza, sì, e anche per evitare di danneggiare la corsa dei piloti che appunto devono doppiare. Intanto ottavo passaggio, Scagnetti ormai è lanciatissimo, la vittoria assoluta dovrebbe essere la sua, belle, quindi staccate anche Scagnetti, però Scagnetti testa in questo momento, continua a mantenere la leadership. Piera ha perso un po' di terreno, d'altronde rimane, ricordiamo, il primo della categoria per quanto riguarda le leggere, quindi sì, si tratta di amministrare il risultato. Certo, arrivare anche secondo assoluto credo che sia assolutamente interessante. Peccato per l'uscita di scena del ma ha perso un po' di contatto all'inizio comunque Piera rispetto al supermono, perché secondo me se la poteva giocare, perché comunque partiva in pole position, assolutamente, quindi vuol dire che a livello di passo, di tempi, ci poteva stare, solo che poi la gara è sempre una cosa a sé, no? Parliamo di un 1:11:919 per Pierre contro un 1:12:131 per quanto riguarda il discorso invece del tempo fissato in gara. E invece il grande Franco Martini che si diverte col suo moto, probabilmente non potentissima, ma decisamente agile e bene, poi stupendo, tenuta benissimo, sì, gran pezzo, da gran pezzo, appassionato ovviamente, appunto, chi desidera fare gare di velocità con noi può fare in questa categoria che dicevamo prima, quindi vediamo un po' se arriverà qualche altro amico. Ci sono di diversi, si parla di diverse persone appunto che sono assolutamente interessate a ritirare fuori certi pezzi, quindi li aspettiamo con grande piacere. Siamo ormai sempre più vicini agli ultimi passaggi, ultime curve per noi, quindi di questa prima partenza di giornata, veramente siamo bellissimo tempo, faceva caldo, bello, bella giornata proprio. Bella giornata, è andato tutto veramente bene. Poi in effetti Verano, l'abbiamo detto poc'anzi, ma continuiamo a ribadirlo con piacere, proprio la struttura. Comunque Morri è dietro, dell'autodromo, Morri è dietro Pierre, gli sta bello incollato, infatti potrebbe esserci una sorpresa, dici, nel finale, non lo so, però sai, con i doppiati è sempre così, sempre, no? Un'incognita. Vediamo intanto questi super slalomo, numero 34, abbiamo Bianchi con numero 25 e poi c'è il numero 34 che è con, in lotta Lazzarini, con Lazzarini, sì. Lazzarini in questo momento avanti, occhi puntati sul numero 34, Emiliano Lazzarini, belli, sta guidando supermono, molto belli, su Daniel Bianchi numero 25, molto belli, sì. E vanno anche molto forte, sì, comunque sì, sono bei progetti, bei progetti. Supermono è una classe che in Italia ha una sua tradizione, una poi sua per storia, qualche sì, motivo ormai un po' sono fermata. Anni, no, che Filippo, sì, con i
dietro. Filippo ci ha creduto, Filippo ci ha creduto, e devo dire che finalmente i tempi gli stanno dando ragione. Beh, anche rispetto questo allo scorso anno, anche mi sembra che c'è un incremento importante. Assolutamente, anche questo intanto altra bandiera blu. Scagnetti si prepara a superare, credo, Dario Rossi. Sì. Non vorrei dire, ma è Dario Rossi nel mirino di Scagnetti. Attenzione, perché arrivano anche gli altri due, parliamo di Pierre e Morri, quindi se Scagnetti può gestire il passaggio nei confronti del rivale, è un po' più complicata potrebbe essere invece per quanto riguarda Pierre e Morri. Intanto Bianchi on board. Dietro, che cosa sta facendo? Con Lazzarini combatte? Sì. Eh sì, rimane sempre la situazione vista poc'anzi, Lazzarini avanti e neanche ad inseguire. Giro finale. Bianchi deve solo gestire fino alla bandiera a scacchi. Vediamo un po', intanto ecco il doppiaggio di Pierre. Vediamo un po'. Ah, attenzione, è un po' di difficoltà. Morri passa. Quindi peccato, dicevamo, la bagarre dei doppiaggi. Fatto sta che in questa occasione la bagarre dei doppiaggi comunque gioca. Era attaccatissimo Morri, lo stavo dicendo prima, era attaccato. Era dietro. I Supermono sono, ripeto, dei begli ossacci duri, assolutamente, su una pista come Varano, moto comunque che sono monocilindriche con potenze interessanti, perché si aggirano anche 80 cavalli. Gran pezzo, che... intanto ecco la bandiera a scacchi, Scagnetti. Pierre sarà incavolatissimo. Eh sì, perché giustamente era appiccicatissimo il buon Morri, però diciamo che ha saputo approfittare al meglio di questa piccola indecisione incolpevole. Sarebbe stato bello vedere fino alla bandiera a scacchi che cosa poteva succedere, magari un altro... Ah, c'è un incidente tra l'altro. Oh là là. Due Supermono. Si sono toccati, tutto a posto, si rialzano. Tutto a posto. Tra l'altro dovrebbe essere accaduto dopo il passaggio dei primi, quindi risultano... Sì, sì. Beh, no, l'ultimo giro loro, immagino. Così. E così abbiamo la chiusura di questa prima gara. Quanti? Sì, è arrivato Guaranti, anche Max Barillati, abbiamo visto che saluta. E attenzione, perché con la vittoria di Bianpierre per quanto riguarda appunto la categoria leggera, seconda piazza per la sottopeso di Venezia, terza posizione per Max Barillati, quindi il piemontese con la sua numero 4, Moretti 803, coglie il terzo gradino del podio. Rossano è andato vicinissimo però per andargli a strappare il podio, chissà, magari qualche curva in più avremo visto qualche altro duello. Giuseppe Castelvetra, l'altra Rossmoto numero 28 in quinta posizione, Enrico Rocchi chiude con la sua Buroc 1 numero 85 in sesta piazza, quindi Gian Giorgio Planario su BRT in settima e Dario Rossi in ottava posizione. Purtroppo fuori Andrea Maiola per noie tecniche, altrimenti sarebbe stata una gran bella battaglia fino alla fine. Franco Martini, ripetiamo ancora una volta, per la Biotis Back, mentre per quanto riguarda il podio dei Supermono, Scagnetti, Morri e Raimondi ci hanno regalato altrettante emozioni. Alla prossima partenza, a brevissimo, per quanto riguarda leggenda, veloce e potente. Siamo al parco chiuso con Daniel Bianchi. Com'è andata, Daniel? Mi aspettavo meglio, però dai, non è andata, tutto sommato non è andata male. Ci rifaremo la prossima volta. Senz'altro, ti aspettiamo. Grazie. Siamo con Pierre Bian al parco chiuso, parlerà in inglese, sentiamo cosa da raccontarci. Ciao. Ciao. Grazie for the organization to the championship. I'm happy to ride. And yes, today was difficult. The bike looked perfect, but little problem to brake. I think hot brake after one lap, and the bike normally is totally good. But it's okay. I'm happy to ride, and it's pity in the last lap, slow rider no see the blue flag, and I lost the second place. But it's a race, and we do the best for the next, and I hope we win. Okay, good. Dopo il parco chiuso con Franco Martini, vogliamo chiedergli l'emozione di questa gara. Emozione bella, sono contento di aver partecipato a questo gruppo qua di BDB, perché è la prima volta oggi, e è stata dura perché io ho un 500 e non riuscivo a stare dietro agli altri, non riuscivo oggi. Beh, comunque niente. Soddisfatto. Comunque dai. Soddisfatto. Sì. Benissimo, dai, allora ci vediamo alla prossima gara. La prossima volta. Grazie a voi. Franco, grazie.